Le ricordiamo tutti e ci siamo passati tutti attraverso le famose inquietudini dell'adolescenza. Un momento magico, straordinario, in cui avevamo tanta voglia di fare, ma in fondo non sapevamo cosa fare. Quando avevamo una sete di vita dannata, ma non sapevamo dove bere, oppure sapevamo dove bere. O pensavamo di saperlo, ma avevamo paura perché i grandi, gli amici, le persone adulte, coloro che c'erano vicino, gli insegnanti, ci dicevano: attento, attento, questo farlo, questo non farlo. E gli amici magari: questo invece fallo, quest'altro devi fare, te lo dicono apposta. E noi in questo bivio, in questo quadrivio di occasioni, di possibilità, non sapevamo da che parte andare. Avevamo questo fuoco dentro, avevamo questa voglia di fare. E poi c'erano i grandi che ci dicevano: io alla tua età, come alla mia età, e hai fatto queste scelte e sei ridotto così, pensavamo. Io alla tua età combattevo, io alla tua età studiavo e lavoravo. Tutti erano meravigliosi, tutti avevano avuto un'adolescenza piena di sacrifici e di successi. Solo noi ci sentivamo pigri, abbandonati, diversi, quasi inutili, eppure volevamo vivere a tutti i costi. Questo è esattamente il nucleo del film che vi propongo oggi e che si chiama Lady Bird e che è realizzato con questa forza, con questo coraggio, con questa disperata ricerca di innocenza e di saggezza che è tipica degli adolescenti. Sembra quasi che la regista Greta Wyman, che è stata un'attrice che ha circa 30 anni, ma sembra che non sia mai cresciuta. Sembra quasi che questo film l'ha fatto nel 2003, quando aveva 18-20 anni, perché è fresco, è diretto. C'è questo rapporto con la madre, che è un rapporto estremamente conflittuale, come è quello di tutte o quasi tutte le ragazze con la mamma, mentre invece tutti i ragazzi si scontrano con il padre. C'è questo rapporto in cui invece il padre è tenero con tutte le ragazze, mentre invece tutti i ragazzi hanno la mamma che li perdona e che è tenera, ma al di là di queste differenze, in realtà è quello che abbiamo passato tutti. E abbiamo passato tutti questa indecisione, questa paura, ma nello stesso tempo è un momento magico perché è il momento delle nostre determinazioni. È il momento in cui, con ostinazione, decidiamo di fare quello che vogliamo fare. E nella maggior parte dei casi abbiamo ragione noi. Parlo della maggior parte dei casi, in altri casi magari ci illudiamo di avere una vocazione, un talento e quindi seguiamo una strada sbagliata. Ma se si guarda davvero nel profondo del nostro cuore, se avessimo guardato davvero nel profondo del nostro cuore, avremmo scoperto che cosa volevamo fare. Io ci sono passato e molti altri ci sono passati. Io personalmente mi sono ostinato a fare qualcosa che poi è diventata la professione della mia vita. Ma ho lottato, ho combattuto, come tanti altri, come appunto Lady Bird, che vuole cambiare città, vuole andare in un'altra università, vuole fare un altro corso di studio, vuole cambiare la sua vita. Ed è il coraggio di questa ragazzina, si può chiamare così, che si fa chiamare Lady Bird, il suo coraggio, i suoi errori e le sue paure sono quelle di tutti noi. Per questa ragione il film è importante e interessante, per la freschezza, per la giovanità e per questa diretta partecipazione. Vi prego di vederlo, perché ne vale davvero la pena. Grazie.